Un saluto ai web spettatori per questa puntata di Punto e a Capo. Abbiamo un ospite speciale, particolare, un san benedettese che però è nel mondo. Adesso ci racconterà la sua storia e le sue vicende. Antonio Romani, qui alla mia sinistra, che personalmente conosco da tempo, ma il direttore di Rivieroggi, Nazareno Perotti, conosce dall'infanzia, perché Antonio Romani ha avuto la ventura di nascere a pochi metri dalla casa natale di Nazareno Perotti. Quindi ci sono queste Via coincidenze. Carducci, In via attualmente Carducci, Via Carducci. tanto per non fare nomi, in via Carducci, che una volta si chiamava anche via Assenti, ma questa è un'altra storia. Io l'ho conosciuto ovviamente successivamente perché sono leggermente più giovane, non tanto più giovane, ma leggermente più giovane. E quindi Antonio Romani ora ci racconterà la sua storia, che è legata a San Benedetto, ma è legata anche al Venezuela e oggi di recente è legata anche alla Spagna. Antonio, tu hai cominciato a San Benedetto del Tronto, hai fatto il liceo, dopo, fino al liceo proprio. Beh, in realtà io sono partito da San Benedetto già all'età di circa 10 anni per andare in seminario, al seminario vescovile di Montalto Marche. Ero chierichetto nella parrocchia della Madonna della Marina e probabilmente c'è stata un'influenza che mi ha indotto a prendere questa strada. In questi giorni, sfogliando un po' di cose a casa, ho ritrovato addirittura una lettera che avevo scritto al Papa, Pio XII in quell'epoca, in cui dichiaravo la mia vocazione, che volevo diventare prete e fare tutta una carriera ecclesiastica. Perché non ricordo bene in che anno, però ci fu non so se una riunione di chierichetti di tutta Italia. E mi portarono appunto a Roma, a Castel Gandolfo, in una grande assemblea con il Papa. E in quell'occasione probabilmente volevo consegnare questa lettera, che però non è mai stata consegnata perché appunto l'ho ritrovata a casa. Poi però hai fatto una vita più laica, hai deciso no? Di fare altre strade, quindi non hai più pensato a tonache o No. amore, ma Però sei un segno, andato. posso intervenire per capire, però un segno probabilmente l'ha lasciato perché non tutti sanno, no? Che l'attuale parroco di San Pio X, se non sbaglio, Cristo Re, credo che si no, chiami. Cristo Re, scusate, l'attuale Don Gianluca è il nipote di Antonio perché è il figlio della sorella Elisabetta. E quindi Sì. forse è stato un segnale, io l'ho conosciuto, tuo nipote l'ho conosciuto quando aveva 12 anni, mi pare, che stava lì a casa di tuo padre, che tra l'altro il padre di Antonio è morto a 101 anni, sapeva? Sì, mancavano pochi Pochi giorni. giorni per fare 101 anni, e mi ricordo che per il mio giornale, che allora si chiamava San Benedetto Oggi, insomma, pubblicammo una sua lettera molto bella, secondo me molto somigliante a quella che Antonio voleva inviare al Papa, che poi non è mai arrivata, comunque perché, Va però. bene, la Chiesa si è presa una rivincita, ora andiamo avanti perché sennò prima che Sì. arriviamo passerà. Sì, Basta. probabilmente io penso che fin da piccolo ho avuto questo stimolo, diciamo, a viaggiare, a uscire fuori, cercare nuovi orizzonti. Infatti, dopo aver frequentato il liceo scientifico qui a San Benedetto, feci il concorso per entrare all'Accademia Navale a Livorno, dove mi ritrovai con un altro san benedettese, Giuseppe Mongibello, che Qui vediamo purtroppo. adesso una foto, possiamo vedere una foto di quando sei arrivato, no? La foto tessera, e si vede anche com'eri, con molti meno peli, in testa l'hai mantenuto, però intorno, giovane, quindi qui è giovane Sì, accademico dell'Accademia Navale di Livorno. Ecco, poi quindi cadetti c'era questo San dell'Accademia. Benedetto, hai fatto l'Accademia, hai anche con l'Accademia hai anche viaggiato, oltre che studiare Sì. duramente, poi perché all'Accademia si studia duramente, poi hai viaggiato. Sì. Innanzitutto. Infatti, forse una delle cose che mi aveva attirato della vita della Marina, a
a parte la tradizione marinara della famiglia, era anche questo slogan che utilizzava la marina militare americana, Join the Navy and see the world. Cioè, mi sarebbe piaciuto viaggiare, visitare il mondo, vedere altri lidi. E infatti con la marina, oltre a studiare e fare sport nell'accademia, abbiamo viaggiato soprattutto durante le crociere addestrative. Durante l'estate, il primo anno di accademia, si faceva una crociera sull'Amerigo Vespucci. Che è la regina della, no? della Marina Militare Italiana. Vediamo sì. Anche alcune immagini di te a bordo da marinaretto sulla Amerigo Vespucci, anche con dei tuoi commilitoni, no? Sì. E quindi avete girato il mondo. Sì. La prima crociera infatti si è svolta più che altro nel Mediterraneo e in Europa, diciamo, oltre ad aver toccato la città di Malaga, poi Plymouth in Inghilterra, Brema in Germania. Vediamo un'immagine appunto sì. di un giornale di Brema che mostra no, il vostro arrivo sì. a Brema. È importante questo di Brema perché il giornale riportava l'arrivo della Vespucci, che è un po' come un porto canale, sì. un fiume, in cui arrivava con le vele spiegate. Certo. È stata accolta dalle sirene, da molte imbarcazioni a vela che circondavano l'Amerigo Vespucci fino all'approdo per accompagnarla. Poi invece il secondo anno dell'Accademia si faceva una crociera con l'incrociatore San Giorgio. E in questo caso la crociera era molto più lunga, infatti toccammo fino in Argentina, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, fino ad arrivare a Caracas, che per me è stata una tappa importante. E qui fu Galeotta, questa tappa, questo sbarco. Qui vediamo un'immagine di te che sei a Caracas con i tuoi diciamo, due colleghi, sì. Tu sei quello sulla sinistra, tanto per far capire ai web spettatori, e lì poi hai frequentato, hai fatto anche vita mondana, e feste Beh, da sì. ballo, hai conosciuto delle ragazze, diciamo. Sì. Si faceva sempre vita mondana, nel senso che la collettività italiana residente in ogni porto in cui arrivavamo, organizzava delle feste. Poi con un aspetto, come vediamo nella foto, da ufficiale gentiluomo, come Richard Gere, diciamo, no? Hai fatto la tua figura, quasi una storia simile, no? Non identica, ovviamente, non identica, ma simile, no? Ufficiale sì. gentiluomo che viene visto da queste ragazze italo-venezuelane, sottolineo italo-venezuelane. No? Ecco. Sì, infatti quindi, conobbi una ragazza italo-venezuelana in una festa che... Dopo alcuni anni mi scrisse una lettera che stava all'Università Padova. E quindi insieme a un altro amico, che è Luciano Paolini, che a quell'epoca eravamo molto amici, andammo a Padova a visitare questa ragazza. Per caso così. Sì, per caso. E lì in realtà poi conobbi quella che adesso è la mia attuale moglie, Marisa. Marisa Bafile, che non è una ragazza qualsiasi o una donna qualsiasi, per bacco. Intanto posso dire, lo dico io, sì. magari, ecco, Marisa Bafile intanto è giornalista, tanto per dirne una, poi è figlia di cotanto padre, perché il padre di Marisa Bafile era Gaetano Bafile, che è mancato nel 2008, ma è stato partigiano all'Aquila, aquilano, all'Aquila, diciamo, in periodo di guerra, poi emigrò in Venezuela, ma non per andare a lavorare come muratore, bracciante o altro, come molti italiani, no, andò in Venezuela nel 49 per fare il giornalista, cose da pazzi, cioè uno che emigra dall'Italia in Venezuela per fare che? Il giornalista, ma il giornalista non un giornalista a caso, il giornalista fondò un giornale in lingua italiana che esiste ancora, ovviamente in edizione online ormai, La Voce d'Italia, e che è stato diretto da lui, che no? sì. poi anche ha collaborato tua moglie, anche sì. Marisa ha collaborato con La Voce d'Italia, oltre a tuo cognato che oggi figlio, Mauro. Mauro Bafile che è il direttore, quindi insomma lui è stato coinvolto in questa storia, perché insomma no?
Peppino, posso? Sì. Prima di passare alla storia editoriale che continua tuttora, no? La storia di questo giornale fondato nel 49. Nel 49 50. Nel 49 è emigrato Gaetano, però il giornale fu fondato nel 1950, cioè la prima edizione uscita nell'aprile del 1950. Prima stavi per dire dell'altro. Un tuo collega in San Benedettese stava per dire qualcosa di Giuseppe Mongibello. Sì. Un San Benedettese come te, dell'età nostra, poi, no? Che volevi dire di lui? No, volevo dire che anche con lui mi ritrovai in accademia, Giuseppe Mongibello. Purtroppo è mancato circa 2-3 anni fa, perché frequentavamo il quinto liceo insieme, poi senza saperlo ci siamo ritrovati all'accademia, non è che restavamo d'accordo, però. Poi anche lui ha fatto il concorso, ha vinto. Poi lui ha fatto la carriera militare. La carriera militare e poi a un certo punto anche lui ha dato le dimissioni e è rimasto alla Spezia a lavorare in un cantiere navale. Ah, ho capito. Quindi insomma, perché è molto importante questo tuo ruolo che hai avuto a Caracas come, fra l'altro, amministratore, no? Sì. Quindi organizzatore di questo quotidiano online che ho avuto il piacere di conoscere in edizione cartacea, perché quando ero a Rai International e curavo la rassegna stampa mi capitava almeno una o due volte alla settimana, il giornale numero uno di cui facevo la rassegna era ovviamente La Voce d'Italia di Caracas, che non riguardava solo Caracas ma l'intera Venezuela, dove ci sono alcune migliaia e più di italiani, c'erano allora, parlo di 10-15 anni fa, oggi forse sono di meno perché la situazione... Sì. E poi di tutta l'America Latina, perché no? Un giornale che... Allora, la collettività italiana in Venezuela è stimata intorno al 1,5 milioni. Perché stiamo parlando non solo degli italiani che hanno mantenuto il passaporto italiano, cioè in questo caso stiamo parlando di circa 180.000. Prima generazione, poi... no? La prima generazione. O quelli che poi hanno riacquistato la cittadinanza italiana per i nonni, i padri, con lo ius sanguinis, con il tema dello ius sanguinis. Però ci sono molti che invece non hanno potuto riacquistare la cittadinanza italiana, quindi in generale si parla di circa 1,5 milioni di italiani che vivono in Venezuela. Di Simón Bolívar, che è il liberatore del Venezuela dalla Spagna, da quell'epoca della colonizzazione, e in generale Castelli e vari altri che addirittura hanno scritto la Costituzione venezuelana. Il giornale inizialmente era settimanale, sempre cartaceo nel formato standard. Poi nel tempo si è andato trasformando in bisettimanale e finalmente è diventato un quotidiano. Quando era quotidiano, tra l'altro, si sottoscrisse un convegno con il Corriere della Sera e si riceveva via satellite le pagine, una selezione delle pagine del Corriere della Sera via satellite, che si stampavano nella nostra tipografia e poi si stampava il giornale La Voce d'Italia, si faceva il panino e si distribuiva in tutto il Venezuela. La distribuzione era affidata alla rete dell'Universale, che era uno dei giornali più grandi del Venezuela. E poi nell'America Latina, quindi oltre che in Venezuela, questi italiani o discendenti italiani sono italofoni, cioè che parlano e capiscono e leggono l'italiano, per cui questo giornale era abbastanza diffuso, letto, comprato, anche con abbonamento. Sì. Sì, perché appunto con l'Universale era distribuito a livello delle edicole in tutto il Venezuela e inoltre c'era anche la possibilità di fare l'abbonamento e veniva distribuita in forma gratuita anche nelle sedi delle associazioni italiane in Venezuela. Il Venezuela è un caso speciale rispetto alle altre nazioni in cui ci sono le collettività italiane, perché in quasi tutte le grandi città, più o meno circa 20 club o centri italo-venezuelani, soprattutto si può fare riferimento a quello di Caracas, molto grande, ci sono circa 5.000 soci,
tenendo conto che una famiglia italiana ha una media di 4-5 persone, stiamo parlando di circa 20.000 persone che girano in questo club, dove ci sono 3 campi da calcio, ci sono piscina olimpica, piscina dei tuffi, piscina anche per i bambini, un campo anche di baseball, poi nella sede un teatro, insomma era un posto di ritrovo di molti italiani. Ora ti devo interrompere, tra cui questo posto di ritrovo di molti italiani, tra cui anche un mio omonimo, che non è tra questi italiani, che ho avuto il piacere di conoscere, ma questa è un'altra storia. Un'interruzione e ci risentiamo tra poco per andare avanti con questa interessantissima storia. Panettone del Soriano, lievito madre, burro di centrifuga piemontese e ingredienti sopraffini. A me piace, ai giudici siete voi. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Devi sanificare la tua azienda o la tua abitazione? Ci pensa Global Crystal Service, azienda leader nelle pulizie civili e industriali. La Global Crystal Service ha ideato anche una linea di prodotti a marchio GST Italia, indispensabili per la sanificazione di ambienti ed usati anche da strutture ospedaliere. La Global Crystal Service è specializzata anche in ogni tipo di trattamento di levigatura e pulizia su pavimenti e realizza pavimenti in resina, PVC, gomma e linoleum. Oltre ai prodotti a marchio GST, nel negozio di via Val Tiberina 81 a Porto d'Ascoli troverai tantissimi articoli di altre marche, come la Mapei, come gli introvabili guanti lattice Unitrile, macchine professionali per la pulizia e altri prodotti igienizzanti. Contattaci o ordina online sul sito gst-altoitalia.com oppure vieni nel nostro store. Ti aspettiamo! Il tuo benessere è un percorso che ha origine da qui, da un materasso che fa la differenza. Per questo noi di Dorelan ne abbiamo fatto un'arte e una scienza. Per il Black Friday fino al 27 novembre, vieni in negozio e scopri il 40% di sconto sui nostri migliori materassi. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Bene, e ora torniamo a parlare con Antonio Romani, ufficiale gentiluomo, potremmo definirlo anche un San Benedettese dei due mondi, senza offesa per Garibaldi, perché lui poi, cioè, no? Mondi, America, Europa, Italia e così via. Allora, dalla comunità italiana
noi abbiamo parlato così en passant di tua moglie Marisa Bafile, giornalista, la quale poi come giornalista è anche conosciuta nella comunità italiana di cui parlavamo, nel 2006, ebbene sì, è stata eletta deputato, un parlamentare italiano per il PD, eletta dalla, perché adesso non so che fine farà il Parlamento italiano, ma comunque fino, no, a questa riforma, sì, che c'è stata, questa riduzione, no, dei parlamentari, i parlamentari nel mondo italiano e nel mondo erano 12 deputati e 6 senatori, e Marisa Bafile è stata una di questi 12 deputati del Parlamento italiano eletti in America Latina e nel mondo, e si è anche fatta valere abbastanza, con molto, perché Marisa, cioè, la conosco, ha un carattere, sì, molto forte, diciamo, perché è un fatto positivo, no? È una donna, diciamo, volitiva e tosta, ha creato problemi anche nel PD, perché è una che voleva ottenere risultati, anche perché lei è figlia d'arte, anche suo padre, ex partigiano, no, Gaetano Bafile, le aveva giustamente, le aveva educata a un certo stile democratico o altro, quindi Marisa è stata ben presente nel Parlamento italiano fino al 2008. Adesso si occupa d'altro, però è sempre, diciamo, presente, e magari potremmo averla ospite, dovesse venire a San Benedetto, la prossima occasione, perché Antonio torna spesso a San Benedetto, quindi avremo piacere e modo di vederla. Hai anche una figlia che adesso, sì, si trova, Flavia, che si trova negli Stati Uniti, e quindi, insomma, i due mondi, no? La famiglia Romani sparsa per il primo. Che dire d'altro? Dire che adesso tu hai avuto dei rapporti anche con il governo, ma non solo lui, ma tutta la comunità italiana, con il governo venezuelano, soprattutto quello di Chavez. Ricordo che una volta Chavez, rivolto ai giornalisti, fece un gesto che sarebbe piaciuto a molti politici italiani. Me lo raccontò Antonio. Era una conferenza stampa, c'erano alcuni giornalisti che gli facevano a Chavez domande imbarazzanti, come meritatamente lui meritava di avere. Lui prese dei giornali, li arrotolò a mo' di bastone o manganello, agitò questo manganello verso coloro che gli facevano domande poco gradite a lui, tipo Erdogan, tipo, no? Ma anche in Italia c'è qualcuno. E disse: ve lo so io cosa farei con questo. Era un bastone fatto di giornali, magari fosse dentro ci voleva mettere una cosa di acciaio. Ma io cosa? Un gesto molto democratico verso i giornalisti, che era, c'è anche stampa internazionale, fece scalpore Chavez, e ovviamente la voce d'Italia subiva e pativa questa situazione. Sì. Poi come è andata? È andata così, cioè tutti i prodotti che servono per produrre un giornale, soprattutto la carta, ad un certo punto della storia è stata importata solamente, perché in Venezuela non si produce, è stata importata solamente da un ente governativo, il quale distribuiva questi prodotti solamente ai giornali che avevano una linea editoriale affine al governo. E così a poco i giornali che erano dell'opposizione sono andati prima scemando del numero di pagine. Io ricordo che il Nazionale, quando sono arrivato in Venezuela, era un'edizione che aveva circa 100 pagine, a poco si è ridotto a circa 16 pagine, fino a scomparire l'edizione cartacea. Tant'è così che il direttore, figlio del fondatore del giornale, adesso è esiliato in Spagna, a Madrid, perché non può tornare in Venezuela, in quanto tra l'altro c'è stata una disputa con il numero due del governo, che si chiama Diosdado Cabello, il quale era stato accusato dal New York Times di far parte del narcotraffico internazionale. Ha intentato una causa contro il Nacional per diffamazione, ovviamente è stata vinta, una multa impagabile, non ricordo di quanti milioni di dollari, e così hanno sequestrato la sede del Nazionale, le apparecchiature,
e il giornale ha smesso l'edizione cartacea in Venezuela, anche il Nazionale continua con un'edizione online, con il direttore e i giornalisti che stanno fuori dal Venezuela. Purtroppo in Venezuela molti, no, cioè non viene definita una dittatura, ma perlomeno un'autocrazia, perché... La vogliamo definire populista? Populista, eh? Sì. Infatti il riferimento è a Simón Bolívar, no? Il Libertador. Sì. Sì. Quindi voglio dire... Sì, è stata sfruttata l'immagine del Libertador a Simón Bolívar da questo sì. gruppo politico, che infatti hanno cambiato anche il nome del Venezuela. Non si chiama più Venezuela, ma Repubblica Bolivariana de Venezuela. E hanno cambiato il nome alla nazione. E quindi anche la Voce d'Italia ha patito la stessa sorte. Quindi fino al 2012 è uscita con l'edizione online e poi, fino al 2012 è uscita con l'edizione cartacea e poi da quel momento in poi solamente online. Però questa edizione online alla fine per noi è stato un vantaggio, perché in questo forma è letta, siamo diffusi a livello mondiale. E questo ci ha permesso, tra l'altro, di modificare anche il nostro slogan, diciamo, perché la Voce d'Italia prima era vista solamente come giornale degli italiani in Venezuela. Adesso la nostra visione è di arrivare ad essere il giornale degli italiani nel mondo. Non è poco, sì. E vogliamo dire, in piccolo anche il direttore Nazareno Perotti ce lo potrà confermare, in piccolo come la scelta che ha fatto Riviera Oggi, che prima si chiamava San Benedetto Oggi, Riviera Oggi, l'online consente di essere presenti in tutto il mondo. No? Esatto. Volevo aggiungere, no? Parliamo di libertà di stampa, no? L'Italia non è che sta tanto meglio nelle classifiche mondiali, almeno quelle vengono riportate ogni tanto, sono state quasi nelle ultime posizioni. Venezuela non sarebbe stata dopo. Che? Credo che sia dalle ultime, insieme alla Turchia, forse Erdogan, la Bielorussia, la Russia, da italiano che sta in Venezuela, non ti pare strana questa cosa, che in Italia l'Italia viene considerata... Eh beh sì, sembra strano, adesso che lo stai menzionando... No, non lo dico io, non è che sì, lo dico io, proprio lo stai menzionando, che la Polonia, perché l'Italia che normalmente è la culla, esponenti politici culla italiani della sono cultura... Amici, della... sono amici dei polacchi, dei governanti sì. polacchi, ungheresi, Nazareno mi fa venire in mente una malignità. Non per colpa sua, una malignità, è quello che abbiamo descritto sia io raccontando di Chavez con Manganello rivolto ai giornalisti, sia anche quello che hai detto tu, sarebbe il sogno di alcuni, speriamo non tutti, di alcuni politici italiani anche, no? Togliere la carta, e ci hanno già provato togliendo il finanziamento pubblico ad alcuni giornali culturali, alcuni governi precedenti, Radio Radicale, L'Avvenire, Il Manifesto, no, via, togliere, chiudere. Quindi c'è è fallito questo tentativo, per fortuna, però ancora ci si prova. Invece adesso che si trova in Spagna, sì, no, ma Nazareno, la stampa dà fastidio, anche a San Benedetto, certa stampa, dico bene? Certo. Dà fastidio la certa stampa. Ci sono stati a San Benedetto dei politici che hanno rifiutato di venire a parlare con noi, no? Sono rifiutati e noi abbiamo messo la loro effigie. Non è andata bene a questi personaggi, però ci hanno provato. Bontà loro. Abbiamo già parlato dell'evoluzione spagnola, Peppino? No, non ancora, perché l'evoluzione spagnola, sì, è stata un'evoluzione. Adesso Antonio Romani si trova in Spagna. Sì. Perché ti trovi in Spagna, possiamo intuirlo, ma diccelo tu. E cosa fai e come ti organizzi in Spagna, che è per fortuna paese europeo? Sì. Sì, in vista appunto di quello che abbiamo detto in precedenza, abbiamo pensato di aprire una redazione a Madrid, che potrebbe essere, come dire, la testa di ponte per poter poi traslocare, cambiare la sede del giornale da Caracas a Madrid. Inizialmente è andato il direttore Mauro Bafile, tuo cognato, sarebbe, sì, no? Mio cognato,
e ha stabilito una piccola sede a Madrid per far conoscere la voce d'Italia negli ambienti italiani e anche negli ambienti politici spagnoli. Tant'è vero che è stato spesso invitato alle conferenze stampa quando era presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando è andato anche Gentiloni recentemente, e quindi diciamo già la voce d'Italia è apprezzata e riconosciuta in Spagna, anche a livello della comunità italiana. Infatti non so se sai che recentemente ci sono state le elezioni dei comites, i comitati degli italiani all'estero. Comitati italiani all'estero, esatto. Sulla voce d'Italia abbiamo pubblicato interviste, servizi alle varie liste che si sono presentate sia in Spagna, a Madrid e a Barcellona, perché in ogni circoscrizione si presentano varie liste, e sia in Venezuela le liste che si sono presentate a queste elezioni. Ancora i risultati sono ancora in via di sviluppo, non sono ancora noti al 100%, solamente sappiamo che in Spagna la lista dei democratici di Madrid è la lista che ha ottenuto maggior numero di voti, invece dal Venezuela ancora c'è una disputa tra varie liste e dovrà decidere il comitato di controllo. Speriamo che controlli bene, che queste liste poi i risultati siano veri, anche perché adesso in Venezuela c'è Maduro che, rispetto a Chavez, non è che sia una grossa evoluzione, più o meno siamo lì, eh? Se non è zuppa e pan bagnato in termini politico-democratici. Bene, un'altra interruzione e poi ci risentiamo. Questa è For2Go, un'applicazione per il tuo telefono che ti permette di ordinare cibo a domicilio con un solo clic. E funziona così. Apri l'applicazione e cerca il tuo ristorante preferito o quello a te più vicino, a seconda di dove ti trovi. Esamina il menu e fai la tua scelta. Infine, clicca su Completa ordine per concludere la tua richiesta e se hai qualche osservazione da fare, puoi tranquillamente aggiungerla. Appena ricevuta la conferma del ristorante, For2Go invierà una notifica sul tuo telefono. Questa applicazione ti permette anche di selezionare nuovamente i tuoi piatti preferiti. Clicca su Ordinane di nuovo per scegliere le portate già ordinate in precedenza. Niente più ore di attesa al telefono per chiedere un servizio al ristorante, cercando informazioni, spiegando come vuoi il tuo ordine e comunque sprecando tempo nell'attesa che qualcuno risponda alla tua chiamata. Fame? For2Go. L'unico e inimitabile additivo antimuffa ecologico, naturale e profumato, certificato e brevettato. Easy Muffa, nel formato spruzzino da un litro, è pronto all'uso su tutti i materiali, pareti, armadi, divani, tende e indumenti. Completamente naturale e di facile utilizzo in casa. Easy Muffa è anche additivo per vernici e stucchi nel suo formato da 3 litri e 5 litri, da diluire direttamente nella vernice, in difesa di pareti e superfici da verniciare, esposte all'umidità e agenti atmosferici e parassitari. Garantisce la verniciatura per 10 anni. Inoltre, la sua speciale formula rende tutte le vernici più coprenti. Easy Muffa, 100% naturale, 100% efficiente. www.easymuffa.it. Omara Group vende mezzi nuovi e usati, allestimenti personalizzati, attrezzature e gru idrauliche delle migliori marche, manutenzione all'avanguardia, raddrizzamento telai, allineamento e convergenza,
officina qualificata, magazzino ricambi plurimarche, veloci e affidabili. Portiamo a nuovo i vostri mezzi, con sabbiatura e verniciatura. Revisioni periodiche, assistenza e collaudi. Omara Group, la nostra officina, la chiave del tuo successo. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'Anisetta Meletti. Il successo dell'Anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Bene, ritorniamo perché adesso Antonio ci ha dato le prospettive, le intenzioni, i programmi, i progetti della Voce d'Italia, ma torniamo un attimo su tua moglie, perché Marisa Bafile non è che si trova proprio in Spagna, perché la famiglia Romani opera nel mondo. Attualmente Marisa si trova a, che speriamo venga anche nei nostri studi e che prossimamente possa parlarci direttamente di questa sua iniziativa, si trova negli Stati Uniti. Cosa fa negli Stati Uniti assieme a vostra figlia, che è grandicella, no? Cioè, sì. Suoi, no? Diciamo qua, ma insomma, ragazza già, bellissima ragazza già, insieme con Flavia. Cosa fa Marisa con Flavia negli Stati Uniti? Sì, Marisa... inizialmente appunto è andata, una volta finita l'esperienza politica, è andata a vivere a New York, dove ha fondato una rivista che si chiama Viceversa, una rivista online dedicata ai latinos che vivono negli Stati Uniti. Questo perché? Perché normalmente, diciamo, prima cosa vorrei dire che noi come gruppo editoriale abbiamo come dire una nostra idea dell'emigrazione, sempre ci siamo dedicati all'emigrazione, quindi difendiamo questa idea dell'emigrazione, degli immigranti, degli immigrati come risorsa e non come un problema. E in particolare negli Stati Uniti i latinos, cioè quelli che vengono dall'America del Sud, sono normalmente considerati un grave problema, perché quasi tutti sono di una classe povera, magari con un'istruzione ridotta, perlomeno questo è il modello che hanno voluto vendere a livello internazionale negli Stati Uniti. E invece non è vero, perché ci sono molti latinos, soprattutto nell'area del cinema, degli spettacoli, ma anche nell'area della politica. Infatti c'era un latino che era, adesso non ricordo il nome, consigliere del presidente Obama, e adesso anche nell'amministrazione Biden ci sono vari latini a livello dei ministeri e delle grandi organizzazioni. E quindi attraverso questa rivista si voleva appunto mettere in evidenza la presenza dei latinos negli Stati Uniti, ma anche ad alto livello. Poi nell'evoluzione, adesso come vanno di moda questi podcast, soprattutto podcast che le persone preferiscono ascoltare, telegiornali, notizie e quant'altro attraverso il cellulare, soprattutto i giovani camminano e con gli auricolari ascoltano la musica o le notizie, hanno prodotto un podcast che si chiama New Yorkinos, cioè i latini che vivono a New York e raccontano la loro storia. È un neologismo interessante, sì, New Yorkinos, esatto. Non è male. Latini che vivono a New York raccontano le proprie storie, come sono arrivati, magari i primi anni hanno sofferto discriminazioni, poi a poco si sono affermati.
Questo podcast poi è stato prodotto da Spotify e si può ascoltare attraverso appunto Spotify. Poi i web spettatori che vorranno incuriositi, che vorranno verificare, noi adesso mostreremo alcune immagini, però, o abbiamo mostrato alcune immagini, però possono benissimo, nessuno proibisce anzi di andare a vedere ciò che Antonio ha appena detto. Il web è aperto, è per fortuna libero per tutti e quindi tutti possono verificare, apprendere e conoscere queste iniziative. Ma vogliamo dire che tutto questo discorso che si è fatto, la Voce d'Italia, le prospettive, dimostrano o intendono dimostrare che emigrazione ed immigrazione non sono tanto dei problemi quanto invece delle risorse, punto interrogativo? Sì, sì, è così, infatti si può vedere anche in Italia, se vogliamo considerare, ci sono statistiche dove si dimostra che molte imprese tenute da stranieri che si sono venuti in Italia da vari anni finalmente si sono integrati nel paese e danno lavoro anche ad italiani. Questa è la formula migliore, cioè integrare gli stranieri nel paese di residenza. Io sono partitante dello ius culture, diciamo. Culture, su cui soli. Esatto. Infatti anche in altri paesi, negli Stati Uniti esiste questo ius solis, anche in Venezuela. Non capisco perché in Italia si insiste con questo ius sanguinis. So che molti immigrati italiani all'estero sono contrari perché pensano che così perderanno il loro figlio o i loro nipoti, non possono riacquistare la nazionalità italiana. Ma anche in questo caso bisognerebbe essere forse un po' più duri, perché ci sono persone che riacquistano la cittadinanza italiana dopo magari 4-5 generazioni che dell'Italia non conoscono, non sanno neanche qual è la capitale. L'italiano non lo parlano, però possono riacquistare la cittadinanza italiana. Certo. Mentre ragazzi che vivono, sono nati in Italia, vivono in Italia, parlano l'italiano, ma addirittura il dialetto del paese, della città dove vivono, non possono avere la cittadinanza italiana. Volevo concludere dicendo che quello che ha detto Antonio a proposito dell'informazione per l'immigrazione, no? A me che piace prendere nuove iniziative, specialmente in campo editoriale, insomma l'ha fatto dall'inizio, da quando io e mio fratello abbiamo fondato Espresso Rosso Blu, insomma poi abbiamo sviluppato questo giornale che sta andando sempre avanti. Mi fa venire in mente che si potrebbe fare la voce dell'Africa, la voce d'Italia, anche la voce di un continente e non di una nazione, però non so se già esiste, però un giornale simile alla Voce dell'Italia, la Voce dell'Africa sarebbe una bella cosa, visto quanti africani adesso vivono in Italia, no? Sì, ma più che la Voce dell'Africa è troppo generico, probabilmente sì. Si potrebbe fare un giornale in Italia, no, ma credo che esista rivisto giornale di collettività straniere che vivono qua, sì, in Italia. Sì, ci sono anche iniziative, Radio Radicale fa delle rubriche dedicate alle vicende dei paesi africani, Africa equatoriale, Africa subsahariana, quindi ci sono iniziative di questo genere che sono positive sicuramente, servono anche per frenare eventuali tendenze terroristiche o delinquenziali o altro che tanto fanno paura a molti esponenti politici. Anche perché adesso grazie a internet è possibile, stando all'estero, riavvicinare a far vedere un po' quello che succede, sì, certo, nelle loro nazioni africane, diciamo. Sì. No? Il web è una risorsa qui importante. In Italia ci sono molte, per esempio, parlando solamente di venezuelani, ci sono molte associazioni di italo-venezuelani che sono state fondate qui in Italia. Conosco molto bene, in Abruzzo ce ne sono varie, una si chiama Alma Llanera, che è il, come dire, l'inno nazionale venezuelano, non proprio l'inno nazionale, però è la canzone in cui si riconoscono tutti i venezuelani. Alma Llanera significa l'anima del llano, il piano, cioè la zona pianeggiante del Venezuela, ci sono molte canzoni folk, diciamo,
in quest'area. Bene, noi potremmo andare avanti chissà per quanto tempo, ma potremmo tornarci qualora Marisa Bafile, sua moglie o anche lui torneranno insieme a parlare con noi, magari insieme faremo spazio, no? Sarà un piacere, un onore. Per il momento direi che possiamo concludere, è tutto. Un saluto ai web spettatori.